Allora, innanzitutto sono molto grata al Teatro Franco Parenti eh, e al suo staff per aver inserito nel loro repertorio eh, il testo Good People di David Lindsay, che io conosco bene. Non ho visto questa produzione evidentemente, ma mi dicono e immagino che Roberto Andò abbia fatto un bellissimo lavoro. Immagino anche che questa, eh, mh, questo debutto, questo spettacolo, sia nella vita culturale di Milano un evento molto importante e che mi auguro eh, sia ricordato anche in futuro. E in un certo senso mi piace ritornare sul senso di, questa, di questo testo teatrale, perché è un testo in una eh, certa accezione che possiamo considerare eh, rivoluzionario, perché eh, capovolge il modo in cui generalmente viene considerata, noi tutti consideriamo la povertà. Spesso facciamo, un po' per tradizione eh, culturale, un po' per abitudine, una specie di equazione fra poveri e buoni, eh, fra povertà e moralità. Ecco, invece in questo caso, in questo specifico testo c'è un'immagine così dura della povertà contemporanea da parte di David Lindsay che eh, è la dimostrazione del fatto che le persone povere che hanno una vita di povertà condotta nella miseria del mondo attuale eh, rendono la vita l'uno dell'altro davvero disperata. Sì, allora, eh, pochi comprendono e quindi ancora meno eh, trasmettono un messaggio che io vorrei discutere oggi con voi, cioè sul fatto che la povertà in tempi recenti è cambiata, cioè proprio il senso eh, della povertà. E negli ultimi, nel giro della vostra esistenza, negli ultimi 20-30 anni, eh, non eh, rispetto a 50 o 60 anni fa. E allora ovviamente vorrei riflettere insieme a voi ad analizzare quali potrebbero essere le cause, il perché di questo cambiamento, in che modo essere poveri oggi è diverso da essere poveri 40 anni fa. Allora queste cause, eh, beh eh, innanzitutto gli effetti di questo fenomeno rendono eh, le persone che soffrono, che vivono nella povertà, persone che non si uniscono più tutte insieme, non si coalizzano contro una società ingiusta che in qualche modo eh, li, eh, li toglie loro dei vantaggi, li svantaggia, ma reagiscono eh, muovendosi l'uno contro l'altro. Ecco, allora, una risposta a questa domanda, sia pure eh, una semplificazione nel tentativo di rispondere a questa domanda, è che noi in realtà siamo ritornati alla lotta per la sopravvivenza. Eh, quando io ero giovane, eh, nella, nella mia gioventù, noi pensavamo che quell'epoca della lotta per la sopravvivenza fosse completamente finita che quell'orribile periodo eh, che in qualche maniera era dettato proprio dall'esigenza eh, di sopraffare l'altro per riuscire a sopravvivere fosse definitivamente sotto controllo. Non avevamo eliminato questa cosa, ma riuscivamo quantomeno ad avere alzato il livello sotto il quale avveniva questa lotta per la sopravvivenza. Oggi siamo tornati al punto di partenza. Vorrei partire da una considerazione che è molto toccante, che ha fatto Papa Francesco nella sua prima esortazione apostolica, parlando dei nostri tempi e dicendo che. Gli sconfitti dei nostri tempi, ehm, coloro che, ehm, su cui il potere degli altri agisce perché sono privi di potere, eh, sono ehm, diversi cioè, e di conseguenza sono diversi naturalmente da quello che accadeva in passato e le conseguenze di questo esercizio di potere su coloro che di potere non ne hanno è che essi rimangono esclusi, rimangono emarginati, senza possibilità di parola, senza possibilità di vie di fuga e eh, senza la possibilità di reagire. E allora, questi esclusi, però, giustamente puntualizzava ancora Papa Francesco, non sono quelli che un tempo chiamavamo gli sfruttati, coloro che erano stati danneggiati, per esempio, dall'esproprio, dal fatto di non possedere determinate cose che avrebbero avuto tutto il diritto di possedere, quello che si erano di fatto guadagnati, no? Questi esclusi adesso sono degli outcast, sono eh, dei disadattati, sono degli emarginati, sono dei rifiuti umani. Ecco, questa è la grossa differenza. Non si sente più parlare quando capita che eh, dei dirigenti, dei capi di aziende ehm, allontanano, eh, licenziano degli impiegati, li mandano via. Eh, non si sente più parlare di ehm, unemployed, cioè di disoccupati, di persone che sono state eh, private del lavoro, ma di persone che sono diventate ridondanti, superflue, redundant, è proprio il termine che si utilizza in ambito... Anglosassone ha un significato particolarmente eh, significativo diverso da unemployed disoccupato. La parola stessa unemployed disoccupato indica una condizione che si presume temporanea, eh, insolita, quindi anormale, dato per scontato che la normalità sia che uno sia occupato, che sia employed e quindi questa è proprio eh, la tragedia anche da un punto di vista terminologico perché dire a qualcuno che è disoccupato è una cosa, dire a qualcuno che è superfluo, che è ridondante, significa non soltanto danneggiarlo da un punto di vista materiale, ma togliergli la dignità ed umiliarlo, dirgli che non serve più. Non so se avete già visto. Dunque, vorrei, visto che questo testo teatrale, come vi dicevo, eh, mi piace molto, lo conosco bene, mi sembra molto convincente, spero lo andrete a vedere, ehm, citare alcune, eh, alcuni passaggi del testo. Lo far, Intanto vi introduco qual è la situazione. Eh, ritengo che David Lindsay abbia un occhio particolarmente attento e acuto nell'osservare e poi descrivere i comportamenti umani e il motivo per cui in determinati insiemi umani accadono. Eh, certe conseguenze relazionali. I personaggi a cui faccio riferimento sono Stevie e Margaret. Margaret è la protagonista, Stevie è il suo supervisore professionale, anche lui è molto incerto, non sa se riuscirà a mantenere il suo posto di lavoro, forse verrà cacciato anche lui, mentre Margaret è un'altra vittima e la loro relazione ovviamente è doppia, da un lato di tipo umano, dall'altro invece lui è il suo supervisore. Margaret appunto ha una figlia, deve occuparsene eh, praticamente 24 ore su 24 comunque ha bisogno ah, di cure eh, la figlia e di que per questo motivo lei fa sempre tardi al lavoro e di conseguenza rischia di perdere il lavoro. Eh, il il mh, problema eh, è eh, sostanzialmente che qual è, è il rapporto è tra i due. Da un lato Margaret chiede a Stevie... Eh, pietà gli, gli chiede di aiutarla e lui al tempo stesso le dice: Guarda, che anch'io rischio di perdere il lavoro e di conseguenza deve intervenire con crudeltà su di lei. Stevie, però, è un personaggio che conta sulla buona fortuna nella vita: lui pensa che è l'unica cosa su cui eh, tutto sommato possa contare, quindi eh, gioca praticamente tutte le sere al bingo sperando di vincere la lotteria finché un giorno riesce a vincere il jackpot. Cosa fa con questo jackpot? Lo regala interamente a Margaret perché lei possa ripagare i propri debiti e non perda anche la casa, che è uno degli altri rischi che corre. Allora, la domanda è Stevie è buono o cattivo? Eh, sicuramente è un personaggio molto morale, non molte persone sarebbero disposte a cedere a una vincita del genere a un'altra persona, però al tempo stesso Stevie deve esercitare la crudeltà contro Margaret perché questa è la base della lotta per la sopravvivenza. Margaret is tormentato by particolar bad luck. Eh, Margaret dunque dice ehm, o oh, chi è Margaret più che altro? M Margaret è una sconfitta, cioè se ehm, Stevie ha avuto fortuna almeno una volta nella vita ha vinto il jackpot, Margaret invece fa della sfortuna un leitmotiv della sua vita sostanzialmente, è um, una perenne sconfitta, come dicevamo, una donna sconfitta. Quando tocca il fondo, pensa di aver toccato il fondo, c'è sempre un altro fondo di maggiore sofferenza che l'aspetta. Il punto è che però lei dice, proprio nel, nel testo della commedia, che questo è normale, è normale lottare, combattere. O almeno lo è per molti di quelli che conosco. Ecco, questa è una delle caratteristiche che il personaggio ha. Insomma, per lei questa condizione di sofferenza è normale. Um, per esempio, quando capita che parli con un compagno di scuola che ha fatto le elementari con lei, eh, dice: Hai fatto delle scelte sagge, ma non pensare che tutti quanti siano capaci di farle. Eh, oppure ha un'altra persona, una sua amica, Jean, che invece è una persona con la testa sulle spalle, molto più quadrata, che fa molti meno errori che quando cerca di spiegare a Margaret dove sbaglia, perché è una fallita, dice you are too nice. Anche qui nice in inglese... Ha un significato particolare, noi lo tradurremmo sei troppo buona, ma buona non dice tutto, sei troppo carina, sei troppo gentile, insomma sei di animo troppo morbido, ecco perché non hai niente. E allora Margaret risponde, eh, ah sì, è per quello allora che non ho niente, sì, perché per riuscire a eh, farcela nella vita devi essere uno stronzo egoista sostanzialmente. John Robinson è il famoso economista che eh, ai tempi in cui esprimeva le proprie opinioni, dava voce appunto a un parere corrente allora um, c'è qualche cosa di peggio che essere sfruttati Uh, sì, c'è qualcosa di peggio che essere sfruttati, è non essere sfruttati, perché purtroppo nel mondo in cui viviamo adesso esiste comunque un privilegio che è quello di avere un lavoro in cui appunto si è sfruttati, si è sottopagati, si ha tutta una serie di um, danni o comunque di lati negativi alla propria attività e si è comunque privilegiati rispetto a chi non può permettersi nemmeno di essere sfruttato in quella maniera. Eh, quelli che ormai credo, non sono stato io a inventare mh, eh, questa espressione, ma eh, tutti quanti, eh, almeno alle nostre latitudini, chiamano lavori spazzatura. Sono lavori che non danno nessuno spazio alla creatività, eh, che non danno nessuna possibilità di carriera, eppure già è un privilegio avere un lavoro di quel tipo. Io sono cresciuto, cioè sono diventato un uomo, eh, credendo che mh, in qualche modo il lavoro sarebbe stato quello che avrebbe eliminato la povertà. Cioè il passaggio attraverso eh, il lavoro era un passaggio necessario e in particolare non so se eh, ricordate eh, un termine full employment che veniva promesso da moltissimi eh, governi e che noi potremmo ehm, tradurre con piena occupazione, non con tempo pieno esattamente, perché non è esattamente lo stesso concetto, ma diciamo un'occupazione eh, che riguarda la maggioranza della popolazione o la totalità della, popo della popolazione eh, che lavora avrebbe eliminato la povertà, infatti faceva parte di tutti i programmi governativi, almeno alle nostre latitudini. Questa povertà sarebbe stata definitivamente cancellata almeno dai, dal nostro mondo e invece, eh, immagino eh, che qualcuno di voi forse sappia la portata di questi dati, non so se sapete che un terzo di coloro che lavorano in Spagna guadagna eh, meno di 640 euro al mese. Allora per riuscire a non essere poveri con questo tipo di compenso evidentemente bisogna essere veramente eh, capaci di fare dei miracoli eh, ed ecco dunque un fenomeno che pensavamo di aver eliminato come raccontavo prima a proposito di qualcos'altro che ritorna in campo no? c'è cioè questa cosa per cui c'è il lavoro povero, la povertà lavorativa per l'esattezza la domanda è come siamo arrivati qui Uh, ecco, allora come ci siamo arrivati a questa situazione che abbiamo descritto? Allora vorrei tornare a quello che fece Henry Ford Sr., eh, che ovviamente eh, sapete tutti chi è, insomma il fondatore della, eh, della grande major automobilistica, eh, che cosa aveva fatto a suo tempo suscitando grande sensazione negli Stati Uniti? Aveva raddoppiato... Eh, lo stipendio la paga dei suoi operai eh, e allora ehm, la domanda ovviamente il motivo della sensazione che fece in una società come era quella allora degli Stati Uniti era che tutti gli altri imprenditori agivano in senso completamente posto, opposto, cercavano di tagliare o comunque di tenere bassi i compensi per arricchirsi di più eh, e i giornalisti a cui... Aveva evidentemente dovuto rispondere perché l'avesse fatto, rispose con una battuta rimasta celebre perché volevo che i miei operai comprassero le mie macchine. Ma ovviamente non l'aveva fatto per questo, l'aveva fatto perché se l'operaio Ford dipendeva per il suo, la sua sopravvivenza e eh, ne dipendeva spesso per tutta la vita dalla ditta Ford, la ditta Ford dipendeva dal suo operaio, dai suoi operai. C'era una dipendenza reciproca, allora non c'era la possibilità di prendere, eh, come ha detto un paio di volte Zeke Bauman, il proprio iPhone, il proprio tablet, il proprio laptop, chiuderlo e trasferirsi da qualche altra parte. Eh, trasferendo aziende, capitali e tutto quanto in Bangladesh dove la manodopera costa ancora poco, eh, c'era una mutua dipendenza che era fondamentale, concreta, ferma, si significativa per entrambi. Ecco, questa dipendenza reciproca è stata, nei nostri giorni, rotta, spezzata unilateralmente. Eh, ormai eh, la finanza dei capitali viaggia in tutto il mondo, si sposta con grande rapidità. Il grande sociologo spagnolo... Ehm, What was the name of the Spanish the great, uh, sociologist? What? Manuel? Sorry? Castells, scusate, Manuel Castells, scusate, ho avuto un piccolo lasso. No, no, so bene di chi si tratta, però purtroppo mi sono dimenticata. Che appunto parla di uno spazio, un space of flows, cioè per cui eh, queste, ci sono queste correnti di capitali che si spostano continuamente in giro per il mondo e che finiscono inevitabilmente per dettare legge e spezzare questa famosa eh, dipendenza bilaterale che fino ad ora aveva sostenuto l'economia anche nei vari paesi. Poniamo l'esempio di. Eh, un primo ministro molto eh, fermo che in Italia eh, ipotizzasse una tassazione che penalizza molto un determinato tipo di categorie, in particolare le imprese, per eh, ricavare dei, dei, dei denari, insomma del denaro per poterlo ridistribuire alle classi più povere, niente, non ci sarebbe una reazione che possiamo tutti immaginare, tutti prenderebbero appunto il loro laptop, il loro iPhone, il loro, eh, il loro tablet e si trasferirebbero altrove. Dunque, questa dipendenza reciproca, e questo è il primo, motivo per cui si è arrivati a questa situazione è stata spezzata. Partiamo dal concetto di deregulation dell'occupazione. Eh, dicevo, gli ultimi dati che ho sull'Italia, eh, spero che siano corretti, però insomma diciamo, eh, sono quelli più recenti che ho ricevuto, parlano di una disoccupazione al 13% in Italia e eh, però... 13%, sì, 13 in Italia, e eh, però per quello che riguarda i giovani fra i 18 e i 25 anni una disoccupazione che sale al 42%. Eh, il governo, come credo tutti i presenti sappiano, ehm, ha intrapreso delle azioni che, eh, nelle sue dichiarazioni, sono volte a tentare di ridurre la disoccupazione attraverso il Jobs Act eh, promosso da Matteo Renzi. Questo Jobs Act si basa però su una funzione che è fondata sulla convinzione che il modo migliore per diminuire la disoccupazione sia proprio quello di utilizzare la deregulation dell'occupazione, ovvero rendere ancora più precario, ancora più instabile il lavoro. E allora eh, il problema eh, è anche che uno dei paragrafi, il primo se non sbaglio, eh, di questo Jobs Act parla eh, della possibilità di ottenere dei privilegi crescenti man mano che la propria occupazione dura nel tempo. Il risultato di questo non potrà essere altro che moltissimi eh, datori di lavoro faranno in modo di rendere esodati, per trasformare redundant in un termine italiano, eh, molti di questi lavoratori prima che raggiungano quella soglia, eh, quella durata del loro impiego che consente loro di accedere a, degli, eh, a dei privilegi. Sempre tra le ultime informazioni che ho ricevuto sull'Italia mi risulta che. Eh, negli ultimi eh, accordi, gli ultimi contratti eh, stipulati negli ultimi tempi di questi contratti soltanto il 9% riguardi dei rapporti di lavoro permanenti, quindi a tempo indeterminato, mh, in media e di conseguenza tutti gli altri sono molto molto più instabili e precari. E allora anche nel caso di tutti costoro che recentemente hanno stipulato dei contratti che però li rendono esposti alla possibilità di essere mandati via eh, prima di raggiungere quei famosi... Privilegi che magari avranno la fortuna di ottenere perché sono stati in un posto abbastanza tempo, il fantasma per queste persone della possibilità di perdere il lavoro rimane comunque presente, visto il tipo di contratto che hanno stipulato. E allora dunque non possiamo parlare soltanto di uno stato di povertà per le classi sociali meno abbienti, quelle che sono sempre state storicamente più esposte a questo rischio, ma anche ha una possibilità non solo di povertà per il ceto medio che fino a questo momento era stato. Eh, dato evidentemente un, cedio, un ceto che questa preoccupazione immediata non aveva, ma anche di un tormento che il ceto medio vive quotidianamente, cioè quello del fantasma della perdita dell'occupazione. Eh sì, eh, dunque, ehm, devo darvi un'avvertenza, devo avvertirvi mh, che io... Vivo in Gran Bretagna ormai da tanti anni e che quindi vi posso dire come è andata lì, perché la Gran Bretagna è eh, un, stata un pioniere della deregulation dell'occupazione, sempre con l'intento di creare o di risolvere o ridurre il problema della disoccupazione, creando nuovi posti di lavoro, però privando moltissimi dei nuovi lavoratori e anche di quelli vecchi dei servizi sociali. Eh, in parte ha funzionato. Possiamo dire che adesso sotto il governo Cameron la disoccupazione in Gran Bretagna è scesa dall'8% al 6%, un risultato che molti paesi europei si augurerebbero di raggiungere. Ma come è stato raggiunto questo risultato? Con la virtuale precarizzazione di quasi tutti i lavori che ci sono in Gran Bretagna. Sono ormai pochissimi i lavoratori che possono dire di avere un futuro certo. L'altro elemento importante da prendere in considerazione è che in Gran Bretagna negli ultimi sei anni il potere d'acquisto delle famiglie, il potere d'acquisto medio delle famiglie è sceso del 12%, che è moltissimo, il che significa tra l'altro che in molte famiglie è sceso a picco molto più in basso di questo dato evidentemente. Ecco, allora il problema della deregulation dunque è che adesso eh, non va a toccare soltanto delle fasce come abbiamo detto prima, che sono quelle appunto di coloro che si trovano ai margini della società, che si trovano comunque già in una condizione complessa, ma tocca delle fasce molto più vaste della popolazione. Un sintomo di questo fatto è... Che quando si discute di economia contemporanea quest'oggi e si parla di deregulation non si fa più come 30 o 40 anni fa, che si fa una, una comparazione, un confronto fra il 10% più ricco e il 10% più povero della popolazione di un luogo, ma si fa un confronto fra l'1% più ricco della popolazione e il 99% poi invece del resto della popolazione che è al di sotto di quella soglia. Eh, un altro commento lo possiamo fare a proposito del parziale recupero che si è avuto dopo il crack della credit economy negli Stati Uniti. Tutto il nuovo lavoro e soprattutto tutto il nuovo guadagno che si è creato è stato realizzato dalla parte superiore della società statunitense, da quell'1% che in realtà detiene gran parte delle ricchezze e del potere economico della nazione. Eh, diciamo che tutto il resto, cioè tutto il resto della popolazione e ehm, eh, tra l'altro il tipo di guadagno, di eh, incremento, di recupero economico equivale al 90% dell'economia globale del Paese, mentre il resto della popolazione, cioè tutto il resto, il famoso 99%, si è dovuto accontentare di un recupero di un incremento che è più o meno pari al 7%. Questo per darvi l'idea di come si ripartisce anche il, ehm, il, 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 il miglioramento, il recupero economico che si riesce a creare dopo una crisi al momento attuale, con il nuovo bilanciamento tra le varie fasce della popolazione. Allora, in conclusione del nostro incontro, eh, due altri messaggi eh, che volevo darvi. Eh, lo spettacolo che vedrete allora, quello da cui siamo partiti, quello che il Teatro Franco Parenti mette in scena in questi giorni. Eh, non è uno spettacolo che si svolge in lontani paesi esotici d'oltreoceano, in qualche angolo del Massachusetts, che non vi riguarda. Questo spettacolo parla di voi, parla di una tendenza che oggi in tutta Europa è diffusa eh, e la seconda avvertenza è questa: lo spettacolo, il testo, non parla di coloro che sono già emarginati, eh, non parla di quelle che sono le sottoclassi e eh, adesso appunto andiamo a spiegare che cosa sono, perché sottoclassi vuol dire una cosa underclass, vuol dire qualcosa di molto specifico, non sono le lower class, cioè la classe inferiore della società che quindi ha qualche speranza di risalire la scala, qualcuno addirittura può farcela ad arrivare fino in cima. Appartenere alla underclass della società vuol dire essere fuori dalla società, più letteralmente sotto la società, senza nessun diritto di entrarci nemmeno nella società, nessuno vi darà un visto per uscire da quella condizione. Dunque in realtà questo testo non parla soltanto di questi personaggi eh, che vengono definiti good people, cioè troppo buoni per riuscire eh, ad avere anche solo qualche cosa, ma parla eh, di una vasta, una vasta zona, un'enorme quantità di persone e di popolazione. Noi viviamo in questo periodo ormai in uno stato di costante paura liquida, cioè paura di quello che ancora non ci ha colpito e che potrebbe colpirci. E allora in questa situazione che abbiamo descritto gli standard morali dell'intera società non soltanto di certe classi sociali sono in pericolo. Quindi sono certo che questo è quello che l'autore del testo ha voluto esprimere e sono sicuro che sarà anche quello che il regista dello spettacolo vorrà trasmetterci. Dice giustamente: allora eh, non, non pensiate che sia solo io a dire queste cose, non sono solo le mie parole. Infatti, per finire il mio discorso, ci terrei ancora una volta ad appoggiarmi su spalle molto più larghe delle mie, quelle di Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica. I'll just borrow it from you. So ah, bene. Ovviamente, noi l'abbiamo sentita questa, eh, questa esortazione in italiano. Io ve la traduco come posso, evidentemente. I cuori di molte persone sono eh, presi, sono in. Sono invasi dalla paura e dalla disperazione anche nei cosiddetti paesi ricchi. La gioia di vivere spesso viene meno. La mancanza di rispetto per gli altri e la violenza sono in crescita e la diseguaglianza è sempre più evidente. È una lotta vivere e spesso vivere con una preziosa piccola quantità di dignità. Really fine. I am, I am uh, the, uh, Ovviamente è un'altra citazione dell'esortazione eh, di Papa Francesco ed è la risposta, almeno una possibile risposta, a che cosa dobbiamo fare. Proprio come dice il comandamento non uccidere e, e stabilendo un limite chiaro per salvaguardare il valore della vita umana, oggi dobbiamo anche dire tu non hai un'economia di esclusione e diseguaglianza. Un'economia del genere uccide. Come può accadere che eh, non è eh, una, una notizia che una persona anziana senza tetto muoia perché è esposta alle intemperie, ma diventi invece parte delle nostre notizie quotidiane che la borsa perda due punti, questo è un caso di esclusione. Possiamo continuare ad accettare che il cibo venga buttato via mentre le persone muoiono di fame? Questo è un caso di diseguaglianza. Oggi tutto dipende dalle leggi della competizione e della sopravvivenza del più forte. Laddove chi è potente si ciba sulle spalle di chi è senza potere. Come conseguenza masse di persone si trovano escluse e demarginate, senza lavoro, senza possibilità, senza una via di fuga, che sono le parole che ha usato anche lui circa mezz'ora fa. Pensateci.